Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV e bentrovati a questa prima edizione del nostro TG di oggi che apriamo con gli aggiornamenti che ci arrivano dagli Stati Uniti, in questo caso sulla questione Afghanistan. Biden, ringrazio l'Italia in contatto con gli alleati. Queste le parole del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che ieri sera ha parlato alla nazione, ha tenuto anche una conferenza stampa. Sono in contatto con diversi paesi come l'Italia, la Germania e la Spagna che stanno dando un sostegno vitale all'operazione di evacuazione da Kabul. Li ringrazio e continueremo a lavorare insieme a loro in stretto coordinamento con tutti i nostri partner, ha detto Biden, che poi in merito alla decisione di ritirare le truppe dall'Afghanistan ha detto la storia mi darà ragione. Il presidente americano ha parlato del tempismo del ritiro delle truppe americane. Allora andiamo a sentire proprio un estratto del suo intervento. And so we'll see. We'll see whether or not what they say turns out to be true. But the bottom line is this, folks. Look, at the end of the day, if we didn't leave Afghanistan now, when do we leave? Another 10 years? Another 5 years? Another year? I'm not about to send your son or your daughter to fight in Afghanistan. So the idea, this is, I think that history is going to record. This was the logical, rational, and right decision to make. So thank you also very much. E anche il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha parlato dell'intervento in corso per evacuare tanti connazionali dall'Afghanistan durante il suo intervento al meeting di Rimini. Abbiamo evacuato 1.600 persone, ha detto Di Maio. Il piano è di trasferirne 2.500. Sentiamo. Per quanto riguarda l'Afghanistan, noi consideriamo imprescindibili come Italia cinque priorità. La prima è la priorità legata alla protezione dei civili, la messa in sicurezza degli afghani che hanno collaborato a vario titolo con la comunità internazionale, di personalità che si sono esposte a favore dei diritti umani e civili. È al centro dei nostri sforzi di queste ore. Io vi parlo in questo momento dall'unità di crisi della Farnesina, da cui insieme al Ministero della Difesa, al Viminale, a Palazzo Chigi, stiamo gestendo le operazioni di evacuazione dei cittadini afghani che hanno lavorato con noi in questi 20 anni. L'Italia è presente in questo momento con il console e un nucleo di militari presso l'aeroporto di Kabul e continua a lavorare per portare in salvo i collaboratori e gli attivisti che vogliono lasciare il paese. Per dare qualche numero, nel giro poco meno di una settimana abbiamo evacuato circa 1.600 civili afghani, nostri ex collaboratori e loro familiari, e il piano è di trasferirne in Italia circa 2.500. E adesso passiamo agli ultimi numeri sull'epidemia di coronavirus. 5.923 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Sono 23 invece le vittime in un giorno. 175.539 i tamponi effettuati con un indice di positività del 3,3%, in aumento rispetto al 2,9% di sabato, quando erano stati effettuati molti più tamponi, circa 255.000. Sebbene sarebbe iniziata la discesa dei casi Covid settimanale dopo settimane di aumento, non si può però prevedere se la discesa sarà costante, ma il trend sembra invertito. I ricoveri aumentano, ma a ritmo blando e comunque sotto le soglie di allerta. I dati del Friuli Venezia Giulia riferiscono di 78 nuovi positivi nell'arco delle 24 ore su un totale di 4.541 tamponi tra rapidi e test molecolari, con un tasso di positività dell'1,71%. Non si registrano decessi legati al coronavirus nelle ultime 24 ore.
Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale, vediamo che le terapie intensive sono stabili, ci sono 9 pazienti Covid in terapia intensiva in questo momento, 32 malati negli altri reparti invece degli ospedali della nostra regione, 2 in più nell'arco delle 24 ore. Le persone in isolamento sono quasi 900-899, un numero stabile. Adesso passiamo alla cronaca. Sono stati tratti in salvo alle 9:20 entrambi gli alpinisti bloccati da ieri sera sulla parete nord del Monte Zermula. Troviamo la notizia in primo piano in questo momento sul sito di Udinese TV. Uno alla volta sono stati recuperati da un tecnico di elisoccorso, dal soccorso alpino imbarcato sull'elicottero dell'esercito UH-90 partito da Casarsa della Delizia alle 4 del mattino. L'elicottero, dopo vari tentativi infruttuosi a causa della scarsa visibilità, ha vericellato il tecnico di elisoccorso direttamente in parete e con 2 rotazioni ha prelevato da questa, uno alla volta, i 2 alpinisti. Si tratta di 2 alpinisti lombardi. Sul posto anche l'elicottero della Protezione Civile. Ora i 2 escursionisti, entrambi molto provati e infreddoliti, si trovano alla Casera Cason di Lanza assieme ai soccorritori in attesa dell'arrivo dell'ambulanza che valuterà le loro condizioni di salute. I 2 alpinisti erano andati a fare la via di destra incordata e poi invece di scendere per la via normale dalla cima hanno deciso di tornare indietro scendendo in corda doppia, ma sono rimasti bloccati in un canalone circa a metà parete. Questa notte le pessime condizioni meteo e la scarsa visibilità avevano impedito ai soccorritori di avvicinarsi alla parete. Ancora qualche notizia di cronaca che ci arriva in questo caso da Trieste. Ieri la polizia ha denunciato un cittadino nigeriano di 38 anni per minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. La polizia è intervenuta in via del Trissino dopo che alcune persone avevano segnalato una lite tra cittadini stranieri. Alla vista degli operatori l'uomo ha opposto resistenza. Nel tardo pomeriggio invece è stato denunciato anche un cittadino turco di 42 anni, protagonista di una lite con una donna per un parcheggio in zona Miramare, in viale Miramare. L'uomo ha strappato di mano il cellulare alla donna e lo ha gettato a terra. Sul posto è intervenuta una volante della questura che ha identificato le parti e una volta ricostruito l'episodio ha denunciato il turco per violenza privata e danneggiamento. Adesso ci spostiamo in Viale Leopardi a Udine e ci colleghiamo con la nostra troupe esterna, con Monica Nardini, che si trova davanti al nuovo ufficio della Polizia Locale proprio in Viale Leopardi, che oggi apre i battenti al pubblico. È giusto, Monica, corretto, ufficio aperto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno da Viale Leopardi 23, confermo, lo vedete accanto a me, il nuovo presidio qui nella zona di Borgo Stazione della Polizia Locale, il posto fisso che era stato annunciato negli scorsi settimane, negli scorsi mesi dall'amministrazione comunale, atteso da molti esercenti e anche ovviamente residenti storici di quest'area, anche di questo borgo al centro, spesso anche delle cronache per fatti di microcriminalità, anche risse, anche nel tempo lo sappiamo per spaccio di droga, dunque obiettivo anche di questo presidio di contribuire a rafforzare la sicurezza e anche la percezione della sicurezza in quest'area. Abbiamo già raccolto negli scorsi giorni anche varie testimonianze, vari commenti di esercenti referenti dell'area, c'è chi aveva già sottolineato anche i nostri telegiornali il fatto che questo è un presidio sì giornaliero, resterà aperto come ci è stato confermato anche dal comando dal lunedì al sabato dalle 8 circa dalle 8 circa del mattino fino a circa le 19. Ricordiamo che l'inaugurazione ufficiale alla presenza delle istituzioni ci sarà questo mercoledì alle 12, dunque in base ai commenti anche raccolti nel corso della scorsa settimana era stato fatto presente da alcuni referenti dell'area come il fatto però è che molte criticità in questa zona si verificano dal tardo pomeriggio in poi nella notte, quindi c'è anche questo aspetto da tenere in considerazione in futuro per un miglioramento della situazione.
un rafforzamento dei controlli. Noi stamane abbiamo raggiunto altri residenti, altri esercenti, allora sentiamo come hanno commentato questa apertura da oggi dunque del presidio della polizia locale, poi linea a voi. Come commenta quindi questa apertura della sede della polizia locale, attesa, annunciata da te? Io sono contenta, veramente sono contenta, perché le dico una cosa. Io dopo una certa ora sono prigioniera in casa, non posso uscire perché rischio. D'inverno alle 3 che viene scuro, io dico sempre, io spero che duri l'estate un inizio più lungo, perché sennò io sono prigioniera in casa. Lei non risiede proprio qui nel borgo? Non risiedo qui, ma di questa via mi servo spesso. Ecco, rispetto all'apertura del nuovo punto della polizia locale? È una cosa che può dare la sua utilità. Naturalmente non è detto che si risolvano i problemi, sono problemi partiti molti anni fa, e soprattutto non tanto la sicurezza che viene garantita, e non ho mai visto personalmente, pur frequentando la zona, atti che possono essere tanto diversi da altre zone. Però chi qui 20, 30, 40 anni fa aveva investito, adesso si trova ad avere un valore del tutto diverso. La soluzione non esiste nei tempi immediati, perché bisognerebbe riqualificare la zona attraverso strumenti che non sono possibili. Secondo me non cambierà niente, se rimarrà le cose come stavano prima. Perché dice questo? Perché è da anni che qua ci sono problemi con la delinquenza e il degrado, ma secondo me le cose rimarranno così come sono. Sfiduciata che ci possa essere magari invece un contributo alla sicurezza? No, non sono così fiduciosa, ma chi ti vedrà vedrà. Urla in continuazione, urlano per tutto. Allora, come commentiamo dunque la via oggi, l'apertura di questa nuova sede della polizia locale qui? Sì, non è per fare gli uffici seduti lì a leggere i giornali, seduto no va, si è per andare sulla strada a vedere, chiedere, allora sì, funziona. Però si è fare ora di uffici delle 8 alle 12, poi andiamo a casa tutti. L'obiettivo è contribuire a una maggiore sicurezza. Esatto. Ed è il momento di iniziare a stendere i primi bilanci di questa estate sul fronte turistico. Ieri vi abbiamo fatto sentire le voci degli operatori di Grado e anche Lignano. A livello nazionale, secondo Asso Turismo, i numeri sono buoni. Inizia il ritorno degli stranieri, ma mancano ancora gli arrivi extraeuropei. Andiamo a sentire. La partita non può dirsi certo vinta, ma la squadra di casa ha ricominciato a fare i punti. In un'estate dai numeri molto buoni, come dice il ministro del turismo Massimo Garavaglia al meeting di CL di Rimini, cominciano a rivedersi anche i turisti stranieri in vacanza. Stanno lentamente tornando e sono in aumento sullo scorso anno, anche se non si può ancora parlare di vera ripresa, guardando gli altissimi numeri che si registravano dall'estero pre-pandemia. Per quanto riguarda solo il pubblico straniero, secondo le stime di QST, Centro Studi Turistici di Firenze e Asso Turismo Confesercenti, nei tre mesi giugno-luglio-agosto sono circa 34,8 milioni i pernottamenti in Italia. Il dato è in aumento su 28 milioni circa della scorsa estate, ma nel 2019 superavano i 100 milioni. A pesare sono senz'altro la riduzione dei voli aerei e, per certi paesi, anche le quarantene e le vaccinazioni. Gli stranieri in ritorno sono sostanzialmente europei. A trainare la ripresa straniera, secondo CST Asso Turismo, sono tedeschi, austriaci, olandesi, svizzeri e francesi. Concorda anche JFC. I flussi, dice Ferruzzi, saranno soprattutto provenienti prevalentemente dalle località Autoreisen, quindi a una distanza accettabile per muoversi in auto, al massimo 800 km. Siamo arrivati alla pagina sportiva e allora apriamo il collegamento con i campi del Bruseschi, in questo caso, dove c'è per noi Lorenzo Pausa, pronto a raccontarci questo avvio di stagione positivo per l'Udinese. Allora Lorenzo, buongiorno, a te la linea.
Buongiorno, buongiorno a te Angela e a tutti i nostri telespettatori qui dei Campi del Bruseschi. Come sempre, al giorno dopo della partita, del match day, la giornata è dedicata all'allenamento in campo per coloro che non sono scesi in campo dal primo minuto o lo hanno fatto soltanto nella seconda porzione di partita. Chi invece ha giocato di più svolgerà, come di consueto, una seduta di scarico in palestra. Tutto questo all'indomani di una partita che ha aperto le danze al nuovo campionato, con l'Udinese che è riuscita a riacciuffare la Juventus nel secondo tempo dopo una brutta partenza, dopo essere andata sotto di 2 gol nei primi 20 minuti. In realtà poi mister Gotti nell'intervista post partita ha affermato di non aver disdegnato neanche la prestazione della squadra tra il primo e il secondo gol della Juventus. Intanto potete vedere le immagini della partita con la rete di Dybala subito in avvio di match e il 2-0 firmato da Cuadrado al termine di una bella azione personale in cui la difesa bianconera si è fatta trovare un po' impreparata. Grande però, dicevamo, la reazione dei bianconeri friulani nella ripresa, anche con la complicità del portiere della Juventus Szczęsny, che prima respinge in maniera incerta una conclusione di Arslan e poi va anche ad atterrare in area il turco tedesco procurando il rigore, poi trasformato da Pereira. E poi incerto anche in occasione del secondo gol, quando si fa rubare il tempo da Okaka, che serve a De Olofeu l'assist per il 2-2. È stata poi un'altalena di emozioni nel finale, anche con l'Udinese vicina al 3-2, con la conclusione alta di Jaialo nel recupero nel quale poi c'è stato anche il gol annullato a Cristiano Ronaldo, in questo caso decisivo l'intervento del VAR. Una partita, come dicevamo, che ha visto l'Udinese essere protagonista con tanto cuore, tanta grinta nella ripresa e soprattutto con delle note positive, molto positive a livello individuale, su tutte, quella di De Olofeu, che pur non essendo ancora vicino al top della condizione, è comunque riuscito a essere subito impattante, trovando la rete che ha portato il primo punto di questo campionato all'Udinese. Bene anche il Tucu Pereira, che è partito agendo da seconda punta alle spalle di Pussetto, ma poi ha fatto la differenza, soprattutto nella ripresa quando è ritornato nella sua posizione abituale, quella di mezzala destra. Questi un po' i concetti relativi alla gara con la Juventus, con l'Udinese che adesso si rivolge immediatamente al prossimo impegno, che sarà già venerdì contro il Venezia, e quindi si allenerà tutti i giorni a partire appunto da oggi. Prima di restituirti la linea, Angela, sentiamo allora le parole del tecnico di Luca Gotti, al termine del match. A me il primo tempo non è dispiaciuto. La realtà è che noi prendiamo gol subito alla prima azione che ci fanno e cerchiamo di stare in partita con una certa idea, dico anche con una certa personalità, perché secondo me abbiamo fatto 20 minuti buoni, buoni, gestendo la partita in un certo modo. C'è il secondo tiro in porta e il 2-0, quello è stato un momento difficilissimo dal punto di vista psicologico. Lì si rischiava veramente di crollare, perché poi tu sei invogliato ad andare a prenderli alti, si creano degli spazi che loro sono stati e sono bravissimi ad utilizzare. Che cosa succede? Succede che arrivi all'intervallo in questo modo e cerchi l'episodio per rientrare in partita. Questo episodio è arrivato all'inizio del secondo tempo e quindi la partita nel secondo tempo è stata un'altra partita. Credo anche emozionante per i tifosi, bello che se la siano goduta tante persone qui allo stadio, e insomma alla fine siamo riusciti ad essere premiati nel nostro atteggiamento da questo punto finale. Ecco, la partita che poi è stata decisa nel finale dalla rete di De Olofeu, che ieri l'ha detto anche in conferenza, non è ancora vicino al top della sua condizione, però è riuscito comunque a essere decisivo. Le chiedo allora, quando riuscirà ad essere al top, che valore aggiunto può essere per questa squadra? Sappiamo che lui è un giocatore importante, sappiamo che può essere forse il valore aggiunto, e questo ce lo aspettavamo l'anno scorso, però insomma le sue condizioni fisiche non erano tali da metterlo in questa possibilità. Adesso non ha ancora tanti minuti, però si vede la brillantezza. Devo sottolineare il fatto che il gol di De Olofeu in realtà è un gol in comproprietà fra lui ed Okaka, che sono stati bravi tutti e due a credere in quella situazione. E allora
Allora andiamo a vedere con l'aiuto della grafica gli altri risultati di questa prima giornata di campionato che ieri ha visto il Bologna battere la Salernitana per 3-2, poi ancora Napoli-Venezia 2-0, Roma-Fiorentina 3-1, oltre alla gara finita in parità fra Udinese e Juventus 2-2. Sabato la Lazio aveva battuto l'Empoli in trasferta per 3-1, vittoria anche del Sassuolo a Verona per 3-2, poi l'Inter aveva vinto in casa contro il Genoa per 4-0 e infine il Torino aveva perso in casa contro l'Atalanta per 2-1. Questa sera giocheranno Cagliari-Spezia alle 18.30 e Sampdoria-Milan alle 20.45. Vediamo anche una classifica provvisoria al termine di questa prima giornata che, come detto, si deve ancora concludere con Inter-Roma-Lazio-Napoli-Bologna-Sassuolo-Atalanta punteggio pieno, Udinese-Juventus a 1 punto, tutte le altre a 0 punti, ma ricordiamo appunto che 4 squadre devono ancora scendere in campo. Continuiamo con lo sport e parliamo di corsa in montagna, della staffetta dei tre rifugi che è ripartita ieri da dove si era fermata a Collina di Forniavoltri, una gara di alto livello agonistico con una storica doppietta per la Gemona Atletica. Tiziano Moia, Giulio Simonetti e Andrea Fadi, i tre moschettieri, hanno vinto ancora in 1 ora 15 minuti e 23 secondi. Dopo due quarti posti nel 2017 e 2018 arriva per loro uno storico bis di successi intervallato dallo stop dello scorso anno causa Covid. Nella 58esima edizione della staffetta internazionale di corsa in montagna hanno superato l'agguerrita concorrenza della Slovenia già lo scorso anno con 6 uomini sul podio, dell'atletica Dolce Nord-Est di Nimis che schierava tra gli altri il campione italiano e vicecampione mondiale 2019 Cesare Maestri e del team Scarpa con primo frazionista Petro Mamu Ushaku, campione del mondo nel 2012 ed almeno un decennio tra i migliori interpreti della disciplina a livello internazionale. Al femminile un podio tutto straniero con la Slovenia prima e terza e seconda la Repubblica Ceca. Prima formazione italiana al quarto posto l'Aldo Moro Paluzza di Rosy Martin, Anna Finzio e Paola Romanin. Soddisfazione per l'Unione Sportiva Collina, presieduta da Ottavio Toc, che è riuscita a organizzare di nuovo la gara dopo lo stop dello scorso anno e nonostante le difficoltà legate anche alle copiose nevicate dello scorso inverno, che avevano pesantemente danneggiato il percorso. E in occasione di questa gara sportiva c'è stata anche una manifestazione di protesta, di sensibilizzazione su alcuni interventi che dovrebbero essere realizzati proprio nella zona dove si è corsa questa staffetta. Una manifestazione con 2 presidi a Collina e a Rifugio Marinelli organizzati dal CAI, dalla Società Alpina Friulana, da ASCA, Italia Nostra e Lega Ambiente Friuli Venezia Giulia e Carnia, una manifestazione per dire no a un'opera inutile, dicono i manifestanti. La strada che da Casera Plotta sale sul ripido e instabile versante al rifugio Marinelli, a cavallo tra la seconda e la terza staffetta di ieri, un rifugio già servito dalla strada che sale da Collina, uno sfregio all'ambiente, hanno detto i manifestanti, al paesaggio di alta montagna e risorse buttate al vento. Per fermare quest'opera è stata avviata anche una raccolta di firme che ha già ricevuto quasi 14.000 adesioni da parte dei cittadini. Cogliamo questa occasione, si legge ancora in una nota delle realtà che hanno organizzato appunto questa manifestazione, anche per ribadire la contrarietà all'ipotizzata trasformazione in percorso ciclabile o in strada di accesso al rifugio Lambertenghi della storica mulattiera che sale al passo Volaia. E adesso il rally, la 25esima edizione del rally delle Alpi Orientali Historic che si è corsa ieri, vittoria per Lucio Dazzanche e Daniele De Luis su una Porsche 911 in questa 6ª prova del campionato italiano rally auto storiche. Il classico rendezvous organizzato dalla scuderia Friuli Acu ha conosciuto il poker di vittoria assoluta del Valtellinese che ha
ha aggiunto l'alloro di quest'anno a quelli già messi nel carniere nel 2004, 2011 e nel 2019. Ha preso in mano la situazione dalla prima prova speciale da Zanche, la leadership non l'ha più lasciata, finendo poi ampiamente sotto la bandiera a scacchi dopo essersi lasciato alle spalle un'accesa e spettacolare bagarre. Il celebre e ambito trofeo dei comuni è stato assegnato a Prepotto, comune abbinato al vincitore, mentre la competizione di regolarità sport per la prima volta in Friuli è stata vinta da Fabri Sartore con una Volvo 144S. La sfida della Mitropa Cup, il celebre campionato centroeuropeo in auge ben dal 1965, l'ha vinta il locale Rino Muradore, già sicuro leader prima dell'impegno casalingo al volante di una Ford Escort RS del secondo raggruppamento. E con queste immagini noi chiudiamo questa prima edizione del nostro TG e di oggi. C'è tempo solo per ricordarvi velocemente i principali appuntamenti di questo lunedì sul nostro canale. L'informazione in diretta ritorna alle 12 e poi ancora alle 16, alle 19 e alle 22.30. Alle 20.30 le cronache dal Veneto, mentre alle 17.30 pomeriggio calcio e alle 21 in prima serata Udinese Tonight. È tutto per il momento, grazie per la vostra attenzione, vi lascio alle previsioni del tempo e ci rivediamo più tardi. Un saluto e ben ritrovati agli amici di Udinese TV da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì un impulso instabile nord atlantico apporterà dei fenomeni nel corso della giornata con temperature massime in diminuzione rispetto alle giornate precedenti. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione prevista tra Udine e Pordenone. Qui segnalo dei fenomeni presenti principalmente in mattinata ma che tenderanno poi ad esaurirsi già dal pomeriggio con maggiori schiarite. Temperature massime saranno in diminuzione, come vi dicevo, con clima più fresco, valori intorno ai 28 gradi. Diamo un accenno anche alla situazione prevista tra Gorizia e Trieste. Qui avremo dei fenomeni in mattinata, ma anche nelle ore pomeridiane, non esclusi dei rovesci anche a carattere di temporale, più asciutto poi in serata. Anche qui le temperature saranno in diminuzione rispetto alle giornate precedenti, con valori intorno ai 25 gradi su Trieste, 28 gradi su Gorizia. Il tutto verrà accompagnato anche da un rinforzo della ventilazione con mare poco mosso. Con questo per il momento è tutto, ma per saperne di più restate come sempre aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.